Ho appena scoperto di aver sbloccato un rivestimento tipo fibra balistica per solo l'uniforme della confraternita. Mi serve il flusso violaceo puro. Ok. Ehi, Modus, ciao, sono venuto a vedere la tua roba militare. Dove nascondi la tua roba militare, Modus? Di qua? Eccoci qui. Ma perché muoiono i robot a caso, poverini? Che sta succedendo? Eccoci. Ti do il benvenuto all'ala militare del ciao. Da qui i generali soprintendevano ai silo missilistici interno. Ma perché muoiono i robot? Troppo rumore tutto assieme. Purtroppo, i sistemi di autorizzazione militare non sono mai stati integrati con i nostri. Chissà come mai, oltraggioso. Forse perché non si fidavano, Sfortunatamente, questo significa che per accedere a questi adorabili strumenti dovrai prima raggiungere il grado di... Dobbiamo salire di grado! Dovrai registrarti al sistema di promozione del bunker. Ok. Il sistema ti osserverà tramite la COVAC ed elargirà encomi per gli atti ritenuti meritevoli. Perfetto. Cosa devo fare nello specifico? E potrai raggiungere il grado di generale, che ti darà accesso ai silo nucleari della regione. Minchia! Dici poco, eh? Non possiamo promuoverti direttamente, ma possiamo aiutarti. Disponeva di un vecchio sistema per le operazioni militari su cui siamo riusciti a mettere le mani. Certo. Grazie a questo sistema, ora possiamo elargire encomi in autonomia. Se ci dai una mano. Certo. Nulla per nulla, Modus. Tutto quello che dovrai fare è accedere ai terminali dei sistemi militari in fondo alla stanza. Ok. Per dare inizio alla tua ascesa tra i ranghi. La mia crescita personale. Sono morti dei robot e subito sono stati sostituiti. Chissà come mai muoiono. Eccoci qua, vediamo cosa dobbiamo fare. Attiva sistema di promozione. Sistema di promozione avviato. Bravo. Ti do il benvenuto, soldato. Accesso all'archivio del bunker. Avvio ricerca di operazioni di supporto precedentemente completate. File su operazioni di supporto non trovati. Il sistema richiede ulteriori encomi. Certo. Questi, operazioni di eliminazione bersaglio. Ok. Di supporto al bunker. Il completamento. Ottieni 10 encomi? Lo so che voi non lo vedete, ma sotto di me c'è scritto 10. Buona caccia. Uccidi creature epiche o bestie ardenti con la stella per ottenere encomi di combattimento. Completa gli eventi dell'enclave per ottenere encomi di supporto. Ma voi siete stronzi. Cioè, devo praticamente fare le cose a caso girando a caso. Adoro fare le cose a caso. Ho trovato un'uscita secondaria. Vediamo dove mi porta. Credo che siamo nel Wild Springs. Può essere. Beh, questa sicuramente... è un'entrata o un'uscita segreta? Siamo davvero nel Wild Springs. E niente, insomma. Per fare questa missione devo andare in giro. Non so cosa fare di concreto adesso. A sto punto faccio una missione vecchia. Ma proprio vecchia, vecchia, vecchia. Andiamo ad aiutare la stronza del Wayward. Segnale del trasmettitore. Ho visto un ghoul. Avevate proprio ragione. Sta pistola fa schifo, però... ha un sacco di munizioni, preferisco sprecarle prima di buttarla via. Vi trovate da queste parti, ok. Non era tanto lontano da casa mia, avrei potuto già farla al tempo questa missione. Secondo me li troviamo morti. La butto lì e il trasmettitore è ancora attivo perché sì. Ma sto pupazzo di neve fatto di sassi, perché? Un dettaglio carino però. Sembra una scena di Walking Dead questo. Con i superstiti sopra la... sopra un tetto che sparano agli zombie. Guardali. Guarda, anzi, uccideteli voi, almeno non spreco munizioni per nulla. Ok, dai, ci siamo. Secondo me sono morti.
Ma guarda un po'. Secondo me sono crepati male. Registro produzioni mineria di... boh, non lo so, grazie. Esploro la miniera di Gauley alla ricerca delle guardie della duchessa. Oh, che bello, duchessa. Guarda, spero che dopo questo favore mi farai almeno uno sconto. È passato così tanto tempo da quando abbiamo accettato questa missione che effettivamente è difficile ricordarsi di cosa parli. Sta pistola fa veramente cagare. E l'unico motivo per cui ti tengo è perché ho 800 munizioni da far fuori. Oh, la madonna. Quanti corpi bruciacchiati che non hanno niente addosso. Estrai il carbone dalla miniera e esplora la miniera. Ok. Merda, ho sparato per sbaglio. Vabbè che neanche mi ha sentito. Veramente, non ne vale neanche la pena, eh. Guarda, non ne vale proprio la pena usarla questa arma. È troppo debole. Neanche a dire c'ho le munizioni gratis, quindi a sto punto tanto vale usarla. No, no, no. Guarda, non fa abbastanza danno. Dovrei o metterla tipo in automatico quest'arma o trovare un modo per usarla bene. Ma secondo me questo è il suo massimo potenziale e fine. Quindi direi optiamo per il fucile a leva e perché no il guanto di Deathclaw. Almeno risparmiamo munizioni davvero. Ehi là, salve! Dove sei? Muori! Anche tu muori. Ma per mano di questo Deathclaw. Ehi! Quello è il mio loot, stronzo! Mio! Che tra l'altro non ho più un fucile da cecchino perché sono passato alle munizioni pesanti con... come si chiama? Con le 300. Sono passato a un'arma... testa di cazzo! Sono passato a un'arma un po' più pesante. Vieni qua, ti sfondo la faccia ad artigliate. L'altra volta abbiamo trovato questa mitragliatrice leggera che usa le 300. E beh, effettivamente ne vale la pena. Ecco qua. Ho estratto tutto il carbone e ci ho guadagnato 20 tappi. Mica male per essere una roba gratis. Quindi, eccoli. Sono ancora uno è vivo, credo. Non sparare! No, 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 non ti sparo. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 anche a te. Dimmi che hai uno steampack. Fa male. Perché ho venduto quelli... come si chiama? Quelli diluiti, te. Tieni. Oh, grazie a Dio. Grazie. È bello sapere che ci sono ancora persone con... Non come duchessa che ti fa pagare la roba un sacco. Ti ha mandato la duchessa a salvarci la pelle? Ma io vedo solo te in realtà. Se vuoi il mio aiuto ti costa. No, sono Babbo Natale. Sì, sono venuto a salvarti. Per quanto ti sia grato, in questo momento non sono io ad aver bisogno di aiuto. È l'altro. Questi cosi... gli ardenti hanno preso di mira il locale. Ma quando mai? Allora io e la mia robo sorella Polly abbiamo avuto la brillante idea di trovare la loro tana ed eliminarli. Due geni, due insomma. Di loro, però ci hanno colti di sorpresa. Polly è riuscita a cacciarli più in profondità. Ho sentito un rumore di lotta. Fammi indovinare. Poi devo andare a salvare Polly. Credo sia danneggiata. Ma va davvero? Senti, devi trovarla. Non posso essere io il motivo della sua... Trovala, ti prego. Sì, sì, Sol. Vuoi trasformarti in un ardente? Non mi aiuterai poi la tua roba sorella? Che significa? Va bene, ci penso io. Grazie, grazie. Quando l'avrai trovata, riportala al Wayward. Sarò lì. Va bene, dille... Sol. Dille che mi dispiace di non essere stato io a salvarla. Perché sei un cacasotto. Speriamo che sia una roba rapida. Minchia. Spara velocissima questa roba, consumerà le munizioni che è una meraviglia. Ehi là, stronzi! Sono venuto per la robo sorella di quel tipo. Meglio non consumarle troppo, ste munizioni. Dove sei? Stavo giusto dicendo, meglio non consumarle troppo, ste munizioni. Va bene che non sono difficili da craftare, però... beccati questo, stronzo! Vedrai che morirai bruciato dalle fiamme dell'inferno. Sono salito di livello. Livello 53, però
saliamo dopo di livello. Oh, grazie. Meno male che alcuni ardenti c'hanno le mie munizioni. Esattamente. Chissà, questa robo sorella, la troveremo cadavere oppure ancora intera? Credo sia ancora intera, ma non ci giurerei. Ehi, ehi, c'è qualcuno? Mi servirebbe un passaggio. No, direi che non è più intera. Direi che lo era una volta. Ehi là, sei a Saltron. Sei una gioia per gli occhi. Quindi l'occhio. Quindi quelle cose non ti hanno fatto la festa? Faccio io la festa non a loro. Non è che venendo qui hai visto un giovane uomo? 20 anni? Quello aveva 20 anni? Avrei detto 30 e passa io. Sì, l'ho visto. È vivo. Mi fa piacere saperlo. Che rapporto avete voi due? Siete step sister e brother? Tu che cosa amici di aiutarci a vicenda? Tu mi riporti al Wayward e io ti aiuto a cuocere in modo croccante qualsiasi cosa ci dovesse impedire di uscire. Guarda, ti ringrazio, ma non ti voglio usare perché mi spari fuori un sacco di scorie nucleari. Però affare fatto. Oh, fantastico. E adesso? Muoviamoci. Cos'è stato? Hai sentito? Sembra che si siano riorganizzati. Perché non li rimettiamo al loro posto? Va bene. Forza, assicuriamoci che questi cosi non diano più fastidio al Wayward. Non ne vali proprio la pena, sai? Non ne vali per niente la pena di essere usata. Questo perlomeno fa un sacco di danno, no? Avanti, venite, stronzi. Adesso vi faccio un culo così. Aiuto, dove sei? Non ti vedo. Può essere un problema la cosa. Madonna mia. Saltata direttamente la testa. Dove siete? Perché state sparando e non vi vedo? Ah, non ho più munizioni. Cioè, non ho più molotov. Dove sei? Grazie. Ah, guarda un attimo. Grazie, questo ne avevo proprio bisogno. Questo è morto. E anche questo è andato. Dimmi che questa è un'uscita. Perfetto. Merda, corrosione. L'umidità del posto ha fatto il suo maledetto dovere. Oh, temo no. Di non essere molto di aiuto. Ah, ok. Pensavo stessi per dire sta morendo. Benissimo, ora dobbiamo tornare al Wayward. Ehi là, duchessa, ti ho fatto un favore. Finalmente sei qui. Ma dov'è la nostra ragazza? Sul tavolo, tieni. Hai trovato Polly? Sì, è una testa. Estrai la testa di Assaltron di Polly, ma Dio mio. Testa di Assaltron. Oddio. Polly. Ciao. Oh, non hai un bel aspetto, tesoro. Avete ragione. Duchessa, ho il morale a pezzi. Perché non la metti giù? Devo dropparla per terra? Qui dovrebbe andare bene. Qui dove? Sul piatto? Ah, nel boccale di ricuore. Si sta un po' strettini. Beh, chissà perché immagino che sia... Direi che non ci siamo. Oh, così. Polly. È tutta colpa mia. No, ti prego. No, non dire così. Hai fatto quello... Niente. Duchessa, questo coso l'hai svuotato, vero? Oh, ne sono sicura all'80%. Dio mio. Duchessa. Va tutto bene, posso sistemare tutto. A Summersville c'è un negozio di robotica che... Che cazzo? Solomon, tu non vai da nessuna parte. Ah, ok, penso si stesse per trasformare. Mi dispiace persino chiedertelo, ma non potresti per caso darci una mano? Posso Se mi fai uno sconto, sì. Il disturbo. Trova quel corpo per Polly. E ti dirò tutto quello che so su Crane e il suo tesoro. Ah, mio Dio, Crane prego, e il tesoro. Accetta. E chi se lo ricordava più Crane? Va bene, ci penso io. Grazie di cuore. Grazie al cazzo. Ecco qui, il tracciatore. Piazzalo sul nuovo corpo di Polly e al resto ci pensiamo. Meno male. Per entrare ti servirà questo. Lascia che cos'è? Aperto, così poi potremo andare a recuperare il corpo. Va e bene. Assicurati che sia in condizioni perfette. Certo, niente pure danni, le pretese. Programmazione.
solo impostazione di fabbrica. Non voglio intoppi durante il trasferimento. Va bene. E a rischio di sembrare un disco rotto, ti ringrazio. Dopo questo, ti dobbiamo molto. Sì, sì, mi devi molto, duchessa. Progetto cassetta degli attrezzi grandi dentro una cassetta degli attrezzi. Molto ben voluta la cosa. E in cambio, io vi lascio questi altri progetti che ho già. Rottamiamo questa testa. Perché, se teniamo il componente, posso creare il casco della Saltron. Perfetto. Pesa 0,1, quindi non pesa niente. È carino, però non mi protegge dall'ambiente. Siamo saliti di livello, quindi direi, vediamo. Anzi no, anzi vediamo prima che carte ci sono, giusto per sicurezza. Però in realtà vorrei adoperare un consiglio che mi è stato dato durante le live, ovvero aumentare forza, anche perché non vedo niente di che per ora, e diminuire costituzione. Quindi farei esattamente questo. Perfetto. Ora forza ha un punto in più. Non entrare. E io entro. A parte che come abbiamo fatto a spostare le macerie rimane un mistero. Però io ho il brutto presentimento che sarà pieno di Assaltron e non disattivati. Ti prego non dirmi che mi serve una chiave d'accesso. Dimmi che me l'hanno già data. Perfetto. Oh, grazie. Ehi là, ciao. Mi serve un Assaltron. Oh, fantastico. Un cliente. Sei un altro fantasma? No, 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 sono un cliente vero. Non posso darti la pace che chiedi, spirito. Lasciami stare. Mi sa che è impazzito. Silenzio, sono il fantasma della Palachia futura e ho una richiesta. Sono un cliente. Allora, mi tocca. E va bene. Dai però. Duncan & Duncan, rinomata rivendita di robot della Palachia, ti dà il benvenuto. Io sono Skinner. Come il preside Skinner. Creatura vivente. Mi serve un Assaltron. Dove posso trovare un Assaltron? Gli Assaltron sono robot militari, creatura vivente. Ti prego non dirmi che devo andare in una zona militare. Le nostre macchine sono già prenotate in base al contratto stipulato con il governo. Aspettano solo di essere ritirate. Comprensibile, no? Il governo è caduto, Skinner. Oh, il diploma! Io sono del governo. Ah, eccellente. Yes. Ci stavamo aspettando. Tuttavia, a me risultava un corpo di Andy in consegna a Camp McClintock, non di Assaltron. Ecco qui, recuperalo al piano di sopra. Grazie, Skinner. Almeno non devo fare roba troppo complicata. Apriamo. Ah, che bello non doversi sporcare le mani. Ma questo non è un Assaltron. Questo è un Mr. Andy. Io devo entrare qua dentro. Non me ne frega niente, io entrerò. Eccolo qui il corpo di un Assaltron. Applica il trasmettitore. Ma state bene buone. Stupide torrette. Bene, duchessa. Missione compiuta. Ora. Paga. Il segnale arriva forte e chiaro. Paga. Non mi piace usare la parola eroe troppe volte. Vieni e parliamone, ok? A chi mi devo rivolgere qui? Ah, eccoti. Immagino che tu abbia trovato qualcosa che si abbini al mio fascino innato. Dico bene? Potevo prenderti il corpo di un Mr. Andy, però il tuo corpo è una bottiglia, accontentati. Credo che ti piacerà. Ecco, è questo che volevo sentire. Grazie davvero per i rischi che hai corso. È vero. Lo so. Hai dato fondo a tutte le tue energie per aiutarti. Fin troppe, anche le munizioni. Non dimenticherà mai quello che hai fatto. Ora però rimane un'ultima questione di cui discutere. I soldi. Paga. Crane, te la senti di ascoltare quello che ho da dire? Ti avviso. Potrebbe non piacerti. Se proprio dobbiamo, duchessa. Non ancora. Fammi sapere, allora. Grazie. Ne parliamo la prossima volta. Troppe emozioni tutte assieme. E intanto ti rubo l'involtino al salame.